Mangiare frutta e verdure è fondamentale per la nostra salute, lo sappiamo tutti. Quello che invece viene spesso trascurato è l'importanza di seguire la stagionalità dei prodotti che consumiamo. Perché questo è importante e come può facilitarci nella dieta di tutti i giorni lo vediamo subito. Ciao a tutti! Cominciamo col precisare che non è solo un problema di gusto. I vegetali importati perché fuori stagione sono solitamente raccolti quando sono ancora acerbi e quindi parzialmente privi di zuccheri e nutrienti. Vengono poi stoccati in frigoriferi o con qualche altro trattamento per poter sopportare il viaggio fino all'altro capo del mondo senza marcire. Arrivate poi a destinazione, frutta e verdura vengono fatte maturare velocemente utilizzando ormoni o altre sostanze come l'etilene. Il problema è che maturano solo esternamente. I pomodori da verdi diventano rossi, le banane da verdi diventano gialle, ma dentro sono ancora parzialmente acerbi. Ad esempio, i pomodori, se vengono raccolti quando sono ancora verdi, possono contenere fino a un 30% in meno di vitamina C. Quindi, questo tipo di trattamento comporta una quantità minore di nutrienti e ovviamente anche una perdita di gusto. Per assurdo, alcuni studi hanno dimostrato che frutta e verdura surgelata subito dopo la raccolta, ma a maturazione avvenuta, hanno un contenuto di nutrienti maggiore rispetto a frutta e verdura fresca ma importata perché fuori stagione. Ovviamente c'è anche il vantaggio economico. Un frutto che è in stagione sarà molto abbondante, di conseguenza anche il prezzo tenderà a calare e la vostra spesa ne guadagnerà perché sarà più economica. Senza poi considerare la ricaduta ambientale, che di solito non frega nessuno. Però un tir che attraversa l'Europa con i meloni del Portogallo, piuttosto che delle celle frigorifere che mantengono il cibo fresco per settimane, piuttosto che il riscaldamento di una serra quando fuori ci sono 3 gradi centigradi, sono tutte attività che consumano energia e principalmente combustibili fossili, quindi inquinanti. Lo stesso vale per la frutta esotica. Prendiamo ad esempio, che ne so, i peperoni del Sud America che troviamo al supermercato anche a gennaio. Certo, sono effettivamente di stagione in Sud America, però per portarli fino qui, camion, aerei e navi hanno consumato oceani di diesel. Consumando prodotti di stagione, oltretutto, rispettiamo anche quelle che sono le nostre stagioni. Il ragionamento è abbastanza intuitivo. Noi esseri umani, un po' come tutti gli esseri viventi sulla Terra, ci siamo evoluti per adattarci alle condizioni del nostro pianeta. A grandi linee possiamo dire che questo ci ha portato ad ottimizzare la nostra biologia e fisiologia per funzionare meglio se siamo in sincronia con l'ambiente che ci circonda. Di conseguenza il nostro corpo si è abituato a fare scorta di determinati nutrienti d'inverno e di altri nutrienti d'estate, perché in quella specifica stagione quei nutrienti sono più facilmente reperibili, mentre nelle stagioni successive potrebbero non esserlo più. Apro una piccola parentesi sulla frutta. Mangiare la frutta con la buccia è davvero importante? Sicuramente anche senza buccia la frutta è piena di ottime proprietà nutrizionali, è ricca di acqua, di sali minerali, ha un botto di vitamine, però eliminando la buccia ci perdiamo altre molecole, come ad esempio le fibre. L'assenza di fibre fa sì che i nutrienti del succo di frutta possono essere assorbiti più velocemente e questo potrebbe essere sicuramente un vantaggio. Ma questo è vero non solo per le vitamine e i sali minerali, ma anche per gli zuccheri naturali contenuti normalmente nella frutta. Quindi i succhi ottenuti con la centrifuga piuttosto che l'estrattore potrebbero causare picchi glicemici più elevati rispetto, che ne so, ad un frullato, dove invece la buccia è presente ma è ben tritata. La buccia è ben tritata. Sicuramente è meglio mangiarsi un frutto intero che farsi una centrifuga. Inoltre c'è un fattore di comodità non indifferente che spesso non viene valutato, non viene considerato. Questo trucco funziona bene per le persone pigre e io personalmente lo uso molto. Partiamo dai consigli alimentari base, quelli che ormai ci vengono dati da qualsiasi programma televisivo o sfiori anche solo lontanamente l'argomento alimentazione. Ovvero che per stare bene ed avere accesso a tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno, dovremmo nutrirci di almeno 5 porzioni di frutta e verdura durante l'arco della giornata. Almeno! Eh sì, perché sebbene sembri assurdo, 5 porzioni di frutta e verdura al giorno sono la quantità minima consigliata, non la massima. Per farlo, il consiglio che viene dato solitamente è di mangiare frutta e verdura di 5 colori diversi. Vi siete mai chiesti il perché? In linea di massima potremmo dire che
le piante con un colore simile apportano più o meno gli stessi nutrienti. Di conseguenza, variare i colori permette anche di variare con facilità i nutrienti assorbiti. Mangiare sempre le stesse cose, essere monotoni con i colori nel piatto, porta anche ad avere un apporto limitato di nutrienti. Vi dirò di più. Se trovare frutta e verdura di 5 colori diversi ogni giorno può sembrarvi un'impresa, ci pensa la natura a facilitarci il compito, ovvero proprio la stagionalità ci fornisce frutta e verdura durante l'arco dell'anno, seguendo uno schema ben preciso che ci permette di assumere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Ergo, non è realmente necessario stare lì a pensare: oddio, ieri sera ho mangiato le melanzane e questa sera che cosa mangio di viola. Basta vedere quali sono le piante stagionali, sfruttarle finché rimangono tali e poi passare al nuovo prodotto senza starci a pensare, senza cercare chissà quale alternativa. Tra quello che c'è in quella stagione prendete uno di tutto. Un po' come si fa all'all you can eat giapponese, insomma.